Mario Guarente è ufficialmente il nuovo primo cittadino di Potenza. Proclamazione questa mattina presso l'aula Alessandrini del Tribunale del Capoluogo di Regione e subito dopo, alle ore 12, formale passaggio di consegna presso il Palazzo di Città alla presenza dell'uscente sindaco Dario De Luca. Guarente, eletto con la coalizione di centrodestra composta da 6 liste, sarà il primo sindaco della Lega di un capoluogo di regione del Sud Italia, nonché sindaco più giovane della storia di Potenza. Presenti al momento della proclamazione gran parte dei 32 consiglieri comunali che formeranno la nuova assemblea municipale, formata da 20 componenti della maggioranza di centrodestra, 12 di opposizione, distribuiti tra la coalizione di centrosinistra, con 6 eletti, 5 consiglieri nelle fila della Basilicata Possibile ed un solo eletto per il Movimento 5 Stelle. Spiccava l'assenza al momento della proclamazione di Valerio Tramutoli, leader della Basilicata Possibile, sconfitto al ballottaggio da Guarente con lo scarto di appena 200 preferenze. I migliori auguri di buon lavoro sono giunti a Guarente dalla nuova amministrazione dall'uscente sindaco De Luca, che si è detto pienamente disponibile in questa fase di transizione a collaborare con il neo primo cittadino di Potenza per effettuare il canonico passaggio di consegne. L'emozione di un momento importante come questo per lei e per la sua giunta, tanta responsabilità, però da oggi si inizia a lavorare. Da oggi si inizia a lavorare e non vediamo l'ora di iniziare a dare un segnale a questa città, il segnale del rispetto del programma che abbiamo portato in giro per tutte le zone della città in questi mesi, quindi c'è tanto entusiasmo e tanta voglia di fare. Credo che tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima la giunta sarà varata. Da questo momento sarò il sindaco della città, quindi avrò i poteri per poter intervenire. Mi interfaccerò con gli uffici tecnici, cercherò di capire quali sono i problemi, una parte già li conosco e insieme proveremo ad affrontarli per evitare che si ripetano i disagi dei giorni scorsi.